su OPTC e un po' di boccata d'aria finalmente, perché posso iniziare questa serie che è da troppo tanto tempo che voglio iniziare e finalmente corono questo sogno, possiamo dire. Con voi che mi seguite, sperando di farvi divertire, sperando di farvi capire come funziona il gioco e soprattutto sperando di portarvi dietro un bel ricordo di queste avventure che andremo a fare e che finiranno tra un bel po' di tempo, penso, ma non pensiamo subito a farla finire, ecco. La cosa essenziale che volevo dirvi era questa. Molti nell'altro video che ho fatto introduttivo, quindi la sorta di prequel, si sono lamentati che ho parlato soprattutto per il fatto... ho parlato molto velocemente, ho usato la versione giapponese, non la versione inglese. La cosa che volevo dirvi era questa. Ho usato quella versione perché qui mi scocciava riniziare di nuovo tutto quanto l'inglese, giusto per spiegare le cose basilari. E alla fine, visto che ho fatto un sondaggio ed è venuto fuori che devo usare il mio account personale per andare avanti nella storia, ho pensato, bene, facciamo uscire l'episodio 1 con... le cose basi nel globale, in modo da spiegare tutto quanto molto, molto, non generalmente, ma molto nello specifico, per poi iniziare a fare un trasferimento vero e proprio dal secondo episodio in poi, quando uscirà la nuova isola nel gioco, quindi Whiskey Peak, in modo da poter fare anche gli eventi futuri che verranno, i 30 stamina, per poter spiegare bene gli expert, tutte quante le persone e così via. Perciò adesso iniziamo la nostra avventura in One Piece Treasure Cruise. Uè, è venuto anche bene a sto giro. Che culo, ragazzi, che culo. Partiamo, a Small Port Village. 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 Valleige. Valle. Pop. Sto cazzo di paesino, insomma. Skippiamo perché la storia di One Piece ovviamente la sappiamo tutti quanti. E parte il nostro tutorial emozionante. Siete carichi? Una musichetta da ballare in discoteca, tipo. Partiamo. Le basi della battaglia. Ok, siamo nella battaglia. Partiamo con le basi. Questi sono i personaggi, per chi non l'avesse capito. Questi sono i nemici. Ok, picchiamo con rubber. Oh, 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 oh. Linciatemi adesso. Sì, sì, voglio che mi linciate. Rubber lo voglio chiamare. In pratica qui vi fa capire come beccare in tempo per poter fare più danno con un personaggio e combo. Vedete qui ve lo spiega. In pratica, se riuscite a beccare le lettere che arrivano nello stesso punto, fate i perfect, altrimenti fate i good, fate i great o potete fare anche i miss, che adesso ve lo va a spiegare. Questa qui è una cosa che avevamo capito anche nel vecchio episodio. Sì, sì, sì. Ecco qua, ve lo va a spiegare. Dovete cliccare e vedete le scritte? Quando si abbinano... dovete cliccare l'altro personaggio e scatterà il vostro perfect magnifico. Ve lo faccio vedere subito. Vedete? In più fate anche molto più danno. Quando arrivate a fare la lettera unica, cioè il BAM, che si è, fate un perfect. Un po' di meno, come vedete qua a lato, un great, un good già è molto più ampio, un miss quando proprio non lo beccate, che siete veramente sfigati, che guardate da un'altra parte o passa una tipa iperizome, allora... e chi cazzo ci guarda più a fare perfect, ovviamente. Adesso secchiamo queste belle persone. Io ho fatto un bel great, iniziamo subito bene. Qua vi fa vedere che l'ultimo personaggio con cui attaccherete la squadra, quando cliccate, come per cliccare negli altri personaggi, potete fare sempre il perfect, ovviamente. Non cambia assolutamente nulla. Capito? Ora? Cioè, ve l'ha proprio anche spiegato in maniera proprio base, così. Adesso picchiamo questo, che tanto poi, da quanto è forte Shanks, va anche giù. Qui sotto vi appariranno poi dei numerini, come avete visto, 3.1, 3.2, insomma è la combo che state facendo, quanto danno in più fate. Adesso siamo contro il boss. Teniamo Shanks perché contro gli fa male, ma tanto comunque anche facendo un good lo ammazzavi lo stesso, ecco.
Questo tutorial alla fine è molto semplice da capire, magari se non si sa l'inglese è un po' più complicata, ma comunque seguendo sta cosa lo capirete. Alla fine vi dà punti esperienza, i soldi, una gemma qui nel tutorial, i personaggi che avete vinto e insomma e così via. La storia qui base la saltiamo perché comunque tanto voi conoscete One Piece, lo sapete, se no che cazzo ci giocate a fare, insomma, tornate su Barbie Passione, insomma. Bene, allora, qui vi fa capire come scegliere i personaggi amici. Come vedete, Guest Captains can't use Captain Abilities. Ve l'ho detta molto all'italiana, devo dire, perché sono una persona che non si mette adesso a fare un inglese assopito o comunque molto delineare, perché non mi va di farlo, perché mi squaccia abbastanza, perché mi sto per... Insomma, non mi metto a rompervi i coglioni dicendovi oh ma io so l'inglese, voi no, di qua di là, quindi ve l'ho letta molto alla rinfusa. In pratica è, se voi prendete un personaggio che è guest e non friend, non potete usare l'abilità di questo personaggio. Se invece è vostro amico potete usarla. Showdown Iguma. Molto bene. Picchiamoli un pochino. Ovviamente qui adesso non toglierà niente, anche con 3 perfect, ve lo spiego subito il perché, vi fa vedere che vi possono attaccare e come potete recuperare la vita. Come recuperare la vita si può fare tramite una cosa che tra un po' vedremo, che pensavo ve la spiegassi adesso, ma a quanto pare niente. Allora, no, non sta ancora a spiegarlo. Ah, qui vi fa vedere che esce la bolla del vostro colore. In pratica potete fare molto più danno di quanto normalmente fate, quindi... Ok. Allora, il boss. Ecco, qui ora vi fa vedere anche come i nemici possono utilizzare la carta del recupero vita. Ecco, è uscita la nostra bolla, questa qui con la carne. Basta cliccare e fare o un great o un good. Mi raccomando, non fate un perfect o un miss, se no non ve la prende. Leggete attentamente quello che sta dicendo adesso questo grande dio, ovvero che si chiamano RCV questi. Non chiedetelo in mille, sempre sul gruppo. Ma cos'è l'RCV? Scusi, ma Shanks è forte. Fuck. Insomma, cioè, nel senso. Fa danno, se non erro vuole che io prenda, esatto, vedete con Great ve lo prende. Scusate che sono un po' rinco oggi. Adesso lo picchiamo un po', ovviamente lui recupererà la vita adesso, ve lo fa vedere. Sì, perché nel gioco, a partire da una certa isola che è dopo Logtown, anche i personaggi potranno avere delle abilità loro, quindi vi potranno bloccare, potranno recuperare la vita, potranno fare tante brutte cose, insomma. Ma sì, anche se non ci picchi. E voilà! We are pirates! We are a pirate! Potrei mettermi a ballare, ma non lo faccio perché non potete vedermi e non potete ridere insieme a me dopo, quindi. Bene, abbiamo l'ultimo stage del tutorial. E ovviamente andremo ad incontrare il nostro mostriciattolo marino. Adesso, come tutorial di un gioco è veramente scritto, è veramente fatto molto bene e si capisce subito. Poi ci sono delle cose che andando avanti sono un po' più complicate, ma comunque durante l'avventura andremo a vederle tutte quante, non vi preoccupate.
qui sempre cercare di fare più combo possibili, che così vi levate dalle palle subito questa gente e non se ne parla più. Odiosi pinguini bastardi. Ma quelli che non dropperete mai, i pinguini, quelli che non escono neanche nelle isole quando escono loro proprio. Questo è l'attacco speciale. In pratica dovete cliccare sul vostro personaggio, slittare il ditino verso l'alto e... voilà. Ovviamente sono delle cose bellissime in questo gioco e sono state veramente fatte molto ma molto ma molto bene. Cioè non c'è niente da dire proprio, non gli si può negare questa cosa, che le hanno fatte veramente bene. Allora, continuiamo sempre su questa via. Adesso io mi farò fare del danno, ma non apposta, ma per il semplice fatto che la mia quest ha il pallino illuminato, vuol dire che fa più danno. E certo, il mostro marino non è chissà che cosa. Nel tutorial perdi semplicemente se ti distrai o continui ad attaccare a caso, quindi non ci sono neanche troppi problemi, ecco. Ed ecco il boss finale. Ce la può fare, perfetto. Musichette da horror sotto intanto. Bene, ora possiamo iniziare a picchiarlo violentemente, ovviamente cercando sempre di fare più perfect possibili, che non si sa mai. Non sto neanche a riprendermi la vita, che non ha un senso in questo momento. Tanto lui fa la sua mossa, in pratica qui si è potenziato la potenza di attacco, ecco. Allora, adesso voi avete la max di entrambi in PG, quindi gli facciamo quella di Ruffy, che è tipo la pistol andata male. Guardate che bel musino da pedofilo che ha quel corpo. E poi quella di Shanks, che di solito gli toglie più della metà della vita, esattamente. Quindi adesso ho sbagliato, perfetto. Si può picchiare comunque pesantemente e va giù. Dovrebbe andare giù adesso. Dovrebbe. Sì. E abbiamo passato il tutorial. Una volta finito, come al solito, vi dà le vostre ricompense, i soldi, l'esperienza, pirate level aumentato, first clear. La gemma non ve la dà durante la storia, durante tutti quanti gli stage, perché sennò a bombazza non si farebbero i soldi, ovviamente. Quelli della Bandai, piccoli geni del male. Bene, ora vi spiega il power up. Prendete il vostro personaggio, qui sotto avete da mettere altri personaggi, in questo caso la tartaruga, che la prendiamo. Può uscirvi un successo, come può uscirvi un grande successo, che è moltiplicato per 1.5 l'esperienza che date al personaggio, quindi è cosa molto buona. Questa è l'evolve, come evolvere un personaggio, basta che ci cliccate sopra, vi escono fuori, vedete lì sotto il pinguino, in questo caso, e i personaggi che vi servono per far evolvere, i soldi che vi costa, fatelo evolvere sempre a livello massimo, e abbiamo Ruffy. Questa è la taverna magica, magico anzi, posto in cui le speranze di molti vengono distrutte, le speranze di tanti vengono consolidate, le speranze di altri ancora vengono proprio eliminate dal cerchio terrestre della propria vita. Andiamo a vedere il primo reclutamento, tanto non è che cambierà tantissimo, e lanciati. Prendi per il culo? Ah, ecco. Ciò, un oro, dai, vabbè, da. Parte la sculata su... E ci è uscito Sogeking. Ora, di Sogeking, l'evoluzione prima, ovvero Golden Pound di Usopp, è molto più forte. Non come statistiche, ma per il semplice fatto che vedete che i turni sono 20. Nell'evoluzione prima fa la stessa identica cosa, soltanto che lo fa intanto in 15 turni, quindi 5 in meno. E la skill soprattutto è identica, se non che qui fa dei danni in più e basta, ma non è che sia essenziale. Quindi mi raccomando, quando avete Golden Pound tenetelo, al massimo droppatevi un altro Usopp se volete arrivare a Sogeking, ecco. Qui mi fa vedere adesso nell'edit crew da mettere
questo bellissimo personaggio. Scegliamo il nome, ma tanto cambierà da dopo. Lo chiamiamo questo Ginger. E Ginger è pronto per l'avventura. Noi ci fermiamo qui, questo era il primo video col tutorial e tutte quante le cose belle e che dirvi? Niente, qua vi divertite a fare il pat.